Terra Amara, un inizio d'anno con colpi di scena. Dal 1 al 5 gennaio 2024, Terra Amara inaugura il nuovo anno con una svolta sorprendente. Protagonisti di questa scena sono Demir e Fekeli, coinvolti in una sparatoria che si rivela essere una messa in scena orchestrata per neutralizzare i piani di vendetta di Fikret. Ma prima di immergerci in questi nuovi avvenimenti, facciamo un passo indietro per ricapitolare. Dove ci eravamo lasciati in Terra Amara? La situazione si complica quando Fikret invia a Zuleya delle fotografie che svelano il tradimento di Demir. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Sevda, intercettando queste foto, decide di non consegnarle a Zuleya, ma si confronta ancora una volta con Umit. In risposta, Umit le lancia una frase enigmatica, rivelando di agire in quel modo perché si identifica con lei. Quando Sevda chiede spiegazioni, Umit le rivela una verità sconvolgente. È Ayla, la figlia che Sevda aveva abbandonato. Colpita dalla rivelazione, Sevda è sopraffatta da un malore, mantenendo il segreto per sé. Nel frattempo, Fekeli, cercando Fikret in Germania, scopre che il ragazzo non ha mai raggiunto quella destinazione, restando invece nei dintorni di Kukurova per pianificare la sua vendetta. Questa tensione culmina in un incendio alla tenuta Yaman, dopo il quale Demir e Fekeli si confrontano in un acceso scambio di parole. Lunedì 1 gennaio 2004, dramma e inganno in Terra Amara. Il primo giorno dell'anno 2004, in Terra Amara, si apre con un evento drammatico. Demir segue Fekeli alla fabbrica di cotone. Qui, Jili chiede di ritrattare pubblicamente le offese pronunciate nei suoi confronti. Di fronte al rifiuto di Fekeli di modificare la sua posizione, Demir agisce drasticamente, sparandogli al petto. Yaman, successivamente, scappa dalla scena, lasciando i testimoni in uno stato di shock. Tuttavia, si scopre poco dopo che questo episodio è una messa in scena. In realtà, Fekeli non è stato ferito. Aveva indossato una sacca rossa sul petto per rendere l'evento più realistico. Questo era parte di un accordo segreto tra lui e Demir, volto a far uscire allo scoperto Fikret e a convincerlo ad abbandonare la via della vendetta. Nel frattempo, Umit, l'unica a conoscere il nascondiglio di Fikret, si affretta a informarlo che suo zio Fekeli è stato gravemente ferito da Demir durante una lite. Questa notizia spinge Fikret a recarsi immediatamente a casa di Ali Ramet per verificare di persona le condizioni dello zio. Il suo arrivo a Kukurova rivela a tutti che si trova ancora nella regione, facendo emergere nuove dinamiche e tensioni. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Martedì 2 gennaio 2004 in Terra Amara. Verità rivelate e decisioni impulsive. Il secondo giorno dell'anno 2004, a Terra Amara, si tinge di emozioni e rivelazioni. Sevda si confronta nuovamente con Umit, insistendo sul fatto di non averla mai abbandonata. Umit, scettica, ritiene improbabile che suo padre le abbia mentito su una questione così importante. Decisa a dimostrare la sua sincerità, Sevda elabora un piano per convincere Umit della verità. Chiama la zia che l'ha cresciuta insieme a suo padre e, con Umit in ascolto da un altro apparecchio, svela la sua storia. Al telefono, Sevda afferma di non aver mai avuto la possibilità di vedere sua figlia, che le è stata sottratta. La zia di Umit, ascoltando la conversazione, conferma la versione di Sevda, aggiungendo che il padre di Umit voleva che Sevda abortisse. Umit, ascoltando queste parole dall'altra parte del telefono, è costretta a riconoscere la verità nelle parole di Sevda. La rivelazione la lascia sconvolta e, in un impulso emotivo, si avvicina a Sevda, abbracciandola e scusandosi per aver creduto a una versione distorta dei fatti.
Nel frattempo, Rasit fa una proposta inaspettata a Fadik: sposarsi in gran segreto, in municipio, senza nemmeno invitare le persone più importanti della loro vita. Fadik, colpita dalla spontaneità e dall'impulsività della proposta, accetta, portando una nuova svolta nelle vicende di Terra Amara. Mercoledì 3 gennaio 2004 a Terra Amara, matrimonio a sorpresa e intrighi familiari. Il terzo giorno del nuovo anno, a Terra Amara, porta con sé sorprese e rivelazioni. Fadik e Rasit, in una mossa inaspettata, pronunciano i loro voti nuziali in municipio, suggellando la loro unione agili occhi della legge. Tornati alla tenuta, la neocoppia annuncia a Gulten e Zuleia il loro matrimonio. Zuleia rimane sorpresa e confusa, domandandosi perché non siano stati invitati. Fadik spiega la sua decisione. Non voleva gravare sugli altri dopo il mancato matrimonio precedente, per il quale era già stato preparato tutto. Nel frattempo, Fikret raggiunge la casa di Ali Rahmet e scopre con sgomento che l'uomo è illeso e che non è mai stato coinvolto in una sparatoria. Fikret, furioso, viene però tranquillizzato dallo zio, che gli spiega le ragioni dietro questa messa in scena. Zuleia ed Emir, venuti a conoscenza del matrimonio tra Fadik e Rasit, decidono che la coppia non deve rimanere senza celebrazioni. Così organizzano un banchetto nuziale per la stessa sera. Intanto, Fadik e Rasit si recano a ritirare la foto di coppia fatta scattare da Sermin tramite un fotografo di sua conoscenza. Entrambi si sorprendono nello scoprire che la fotografia è già stata ritirata. Riflettendo su ciò, giungono alla conclusione che Sermin potrebbe essere passata dal fotografo prima di loro, aggiungendo un tocco di mistero alla loro giornata speciale. Giovedì 4 gennaio 2004, a Terra Amara, sconvolgimenti e rivelazioni inattese. Il quarto giorno di gennaio 2004, a Terra Amara, si tinge di festa e di sorprese inaspettate. A Villa Yaman tutti si radunano per celebrare il banchetto nuziale di Fadik e Rasit. Tuttavia, Zuleia fatica a godersi la festa e durante i festeggiamenti viene colta da un malore. Sermin si precipita in suo aiuto e le chiede cosa possa essere accaduto. Zuleia, in confidenza, rivela di sospettare di essere incinta, ma preferisce mantenere il segreto fino a conferma certa. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Nel pieno dei festeggiamenti, una donna irata fa irruzione con un bambino in braccio, rivolgendosi direttamente a Rasit. La donna, visibilmente arrabbiata, dichiara di essere la moglie di Rasit in base a un matrimonio religioso. Questa rivelazione sconvolge l'atmosfera festosa. La donna, per dimostrare la sua affermazione, getta a terra il ritratto di coppia di Fadik e Rasit, rivelando di essere stata lei a ritirarlo per prima. Spiega che lei e Rasit si erano sposati molto tempo fa attraverso un rito religioso, ma non avevano mai legalizzato la loro unione. Di fronte a questa inaspettata rivelazione, Fadik è travolta dall'emozione. In lacrime e ancora in abito da sposa, fugge dalla scena confessando di non aver mai saputo del primo matrimonio di Rasit e del fatto che fosse già padre. Questo drammatico svolgimento lascia gli invitati e gli spettatori in stato di shock, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle vicende di Terra Amara. Venerdì 5 gennaio 2004 in Terra Amara, conflitti, segreti e speranze. Il quinto giorno di gennaio 2004 a Terra Amara è segnato da tensioni e rivelazioni. Demir, infuriato, affronta Rasit e lo allontana dalla tenuta accusandolo di bigamia. La reazione di Demir è dura e irremovibile. Non vuole più vedere Rasit, ora che la sua doppia vita è venuta alla luce. Nel frattempo, Fadik, profondamente ferita, brucia il suo abito da sposa in un gesto di disperazione. Tra le lacrime, dichiara di non voler ascoltare alcuna giustificazione da Rasit, convinta di essere stata ingannata fin dall'inizio della loro relazione.
La situazione si complica ulteriormente quando Sermin, dopo il caos scoppiato, decide di rivelare ad Emir che Zuleia potrebbe essere incinta, nonostante le avesse promesso di mantenere il segreto. Demir, euforico all'idea di diventare padre nuovamente, si confronta con Zuleia nella loro camera. Lei, pur non negando la possibilità, esprime il desiderio di attendere una conferma dal suo ginecologo prima di annunciare la notizia, temendo che possa trattarsi di un falso allarme. Zuleia chiede ad Emir di mantenere la riservatezza sulla questione, nonostante lui sia al settimo cielo, all'idea di dare un fratellino a Leila e ad Nan. E voi, cari spettatori, cosa ne pensate di questi sconvolgimenti? Vi aspettavate questa finta sparatoria? E come credete che si evolverà la situazione con Fikret ora? Lasciate i vostri commenti e condividete le vostre opinioni.